Buonasera a tutti, si gioca per la Major League, 19esima edizione dello Sbordone League. Si gioca Madrid Real contro Marciazio. Due squadre, arriva basso, che allarga per Budino, prova il tiro a giro. Pallone centrale sbagliato, occhio a Budino, prova ad andare, bello il dribbling, poi la palla allargata per Meloni. È la buona parata di Nacci. Marciazio palla dentro, Telese, e ancora calcio d'angolo. Cacace la mette giù, può girarsi e tirare. Passa invece in mezzo a due, poi con la suola, col destro. Seconda, va col destro. Salvataggio sulla linea del gol con la faccia. E infatti si è fatto male con Formisano, che però è riuscito a prendere il pallone. Tutto regolare qui, intervento sul pallone. Occhio a Telese che prova col sinistro. Calenda dice di no, ma adesso il pressing si fa asfissiante, quello del Marciazio. Guarda, Meloni sulla sinistra prova a partire, salta l'avversario, passa su un altro, poi verticalizza per Budino, che passa dietro Meloni, sbaglia clamorosamente un'occasione. Occhio che la sua posizione, carica il sinistro Nacci, così e così, e poi interviene Faluzzi che poi non sa cosa fare questo pallone. Tunnel a Meloni, servito centrale Formisano, la palla passa verso Telese e c'è il gol dell'1-0. Sblocca la partita Telese dopo un'azione all'inizio confusionale ma poi molto bella. Il gol dell'1-0, partita giocata. Occhio a Cacace, sinistro! Che gol ha fatto Cacace! Eurogol di Cacace, che pareggia i conti con un gol pazzesco. Cacchia col destro! Altro Eurogol in questa partita. 2-1, torna avanti il Marciazio. Occhio qui ancora a Cacace, questa volta risponde presente Nacci. Poi prova a combattere Formisano, passa in mezzo a due, occhio al destro! Pestone in faccia, Budda, pallone in faccia all'avversario, si continua, ovviamente non c'è nessuna irregolarità, Cacace dentro per basso, con la punta, palla fuori, Izioni, Pezzella, col destro anche lui, bene, Calenda così e così, alla fine arriva Fanuzzi, 3-1 Marciazio, parte Cacace, anzi no, Meloni, col destro! Che parata ha fatto Nacci! Che parata ha fatto Nacci, la tolta da sotto all'incrocio dei pali! Poi rompe Formisano, porta palla, supera due uomini tra cui Cacace, poi va ancora dentro, pallone per Telese, alto! Arriva il cross in mezzo teso, la palla rimane lì! Altro errore, l'esterno allarga ancora per Sopito che prolunga per Telese, c'è la chiusura del Cole, occhio che la palla rimane lì, Telese! La palla è ancora là, Telese! Rete! 4-1 per il Marciazio. Nacci che va ancora alla conclusione, ancora Nacci batte subito, secondo palo, lunghissima questa rimessa, Picazio, poi Telese fuori, sinistro parte Cacace, tiro, ancora Nacci in qualche modo, sinistro parte lui, ancora Nacci, insuperabile per sinistra, c'è Rachiglia che ci arriva, vince il contrasto, poi prova il destro, palla fuori, la rimessa tra il Madrink, Budda, gesti tecnici di altissima classe, qui Calenda blocca il tiro, contropiede sbagliato, però questo pallone, Cacace prova il destro e c'è sempre il solito Nacci, Salzano rinvia, finisce qui, 4-1 vincono i Marciazio sul Madrink, seconda sconfitta per la squadra del Cole. Siamo con Telese e Cole, quinta vittoria, la prima partita in questa 19esima edizione, la scorsa avete riposato, quali sono le sensazioni? Beh, diciamo che l'amichevole non è andata benissimo, mancavano degli elementi importanti, però comunque è un torneo nuovo per noi, noi veniamo dalla vittoria della Lega 2, però del 7 è bello, a 7, campo molto più grande, si fa più fatica, un uomo in più, però buona la prima, è andata bene. Allora, doppietta personale. Buona partita, risponde. Quali sono i tuoi obiettivi personali a questo punto? Personali? Nessuno. Mi interesserebbe andare alla fase successiva e poi vedere che succede. Grazie a Telese. Cole invece, altra sconfitta per te, i tuoi ragazzi.
La prima per 3-1, questa per 4-1, cos'è che non funziona? Ma io la prima. Se la prima, diciamo, abbiamo affrontato una compagine che secondo me era nettamente più forte di noi, abbiamo fatto una partita secondo me molto positiva, oggi invece tutt'altro. Secondo me loro si erano complicati la partita da soli, in alcune fasi potevamo tranquillamente andare in vantaggio. Se sbagli i controlli, se sbagli tutti gli appoggi, se perdi 3 ore a controllare la palla, se subisci un gol perché perdi la presa, vuol dire che c'è un problema mentale in questo momento e le cose non vanno bene. Allora, due partite commentate tutte e due da me, se ti posso dire, ho notato molto che vi affidate molto sul Cacace, fatica ad arrivare in area. Oggi il portiere era fin troppo in forma, diciamo così, è vero, ci siamo affidati molto a Cacace, ma devo proteggere, diciamo, il mio compagno di squadra e dire che se lui è l'unico che fa l'uomo, diciamo, durante la partita e si prende le responsabilità e attacca e gli altri sono sempre dietro la linea della palla, sempre dietro, è normale che si trova la conclusione da fuori, quindi dobbiamo crescere tutti quanti e non deve crescere Enzo. Ok, grazie al Cole, in bocca al lupo.